E noi continuiamo a raccontare il Festival di Vernante, il Festival di Narrazione per Figure, immaginè cosa che facciamo dalla prima edizione, e adesso andiamo a raccontare di due ospiti che saranno presenti a Vernante, immaginè, con un appuntamento sicuramente molto singolare per le cose che avranno da raccontare e per le cose che avranno da far vivere ai piccoli uditori. Elena Fratini, buongiorno. Buongiorno. Margherita Ferracuti, buongiorno. Buongiorno. Benvenute qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole. Ricordo, illustratrice Elena Fratini, autrice di testi, scrittrice Margherita Ferracuti, e spero di non sbagliarmi perché è molto facile sbagliarsi in questa cosa qua, ma ho detto giusto, vero? Almeno quello. È all'opposto, ma possiamo improvvisarci. È all'opposto, vero che mi sono sbagliato? Quindi Elena Fratini, scrittrice, Margherita Ferracuti, sì, illustratrice. Cominciamo subito andando a conoscere le nostre ospiti che saranno al Festival Immagine di Vernante. Anzitutto, Margherita Ferracuti, sarete ospiti quando? Saremo ospiti il prossimo weekend, il 14 e il 15 settembre, e terremo il nostro laboratorio sabato mattina dalle 11. Elena Fratini, in che cosa consiste il laboratorio per bambini che andrete a realizzare? Allora, non voglio svelare troppo perché la cosa bella è viverlo. Comunque è una storia di una bambina che è nata a testa in giù e la mamma e la società prova a farla star dritta come tutti gli altri e tutte le altre. E il laboratorio si propone proprio di far vivere sul corpo e con dei giochi teatrali la sensazione un po' di essere a testa in giù e di qualcuno che cerca di non farti stare in una posizione in cui tu sei comodo e preferisci. Quindi varie attività che permettono di far comprendere quello che è il significato del testo in una maniera più esperienziale ed emotiva che mentale e logica. Margherita Ferracuti, tutto questo parte da un'esperienza che voi avete realizzato insieme, ovvero l'ha appena accennato poco fa Elena Fratini, il libro di Alice Capovolta. E andiamo a conoscere Alice Capovolta. In che modo avete capovolto non solo la storia? Non si tratta semplicemente di capovolgere una storia per creare stupore, ma qui torno a utilizzare la parola esperienza. In che modo avete vissuto questa esperienza per farla diventare libro? Beh, diciamo che io e Elena abbiamo avuto la fortuna di incontrarci in un momento della vita in cui eravamo entrambe un po' a capovolte, e forse è stato proprio in questo che ci siamo trovate. Abitavamo a Palermo, quindi in una città che non era la nostra città natale perché siamo entrambe di Roma. Eravamo entrambe lì un po' per caso, inseguendo dei sogni, incontrate in questo scenario. E io ho avuto l'opportunità di leggere i testi di Elena, la quale me li ha proposti perché ha avuto l'opportunità di vedere i miei lavori, ed è stato un po' un incontro che è andato in maniera spontanea. Chiaramente c'è stato tanto lavoro dietro, però è stato chiaro da subito che parlavamo lo stesso linguaggio, ecco, potevamo lavorare assieme. Elena Fratini, che cosa significa parlare lo stesso linguaggio per chi fa scrittura e per chi fa illustrazione? Vi faccio un esempio concreto, così è più facile. Noi facciamo anche dei poster poetici, e io ho scritto per esempio questo testo che era sulla mancanza e avevo in mente una scena precisa di Palermo, e però non l'ho detta a Margherita, le ho mandato il testo e lei mi ha disegnato quella scena lì. Quindi questo è parlare lo stesso linguaggio. Sì, in maniera molto semplice è proprio quello, parlare lo stesso linguaggio, però poi si tratta di creare la sintesi, no? Che è poi la sintesi del segno della illustrazione. E adesso veniamo a capire l'illustrazione, perché ogni autrice, ogni autore ha un suo segno particolare. E qual è il segno particolare di queste illustrazioni? Allora, Alice ha dei disegni molto immediati. Ho cercato di rappresentare, di non contestualizzare troppo l'ambiente in cui Alice vive, ma di concentrarmi di più su di lei e sulle sue emozioni in qualche modo. Quindi il segno, il tratto di Alice è un tratto molto semplice ma potente comunque. Possiamo raccontare, Margherita Ferracuti, con parole tue,
una pagina qualsiasi per far vedere ai nostri ascoltatori attraverso le parole proprio l'illustrazione. Allora, racconto un momento in cui Alice viene sgridata dalla mamma e Alice è molto piccola in un angolo della pagina e la mamma è una figura, un'ombra scura che la sgrida con indosso una maschera di un animale selvaggio, di un animale cattivo. E la maschera fa intravedere il viso della mamma, che però, essendo un'ombra, non è totalmente riconoscibile. E la grandezza della mamma rispetto ad Alice è chiaramente irreale, non è verosimile, però questo fa sì che si possa capire quanto le parole della mamma possano aver fatto sentire piccola Alice in quel momento. E in che modo Elena Frattini, seguendo le parole di Margherita Ferracuti, attraverso questi disegni e attraverso la storia scritta, veniamo a contatto con la nostra profondità del nostro io, in questo territorio, in questo percorso carsico profondo? Io credo che le storie siano, arrivino a toccare le persone quando parlano di qualcosa in cui ci si può riconoscere e in cui tutti e tutte si possono riconoscere. E il tratto di Margherita volutamente va, secondo me, a combaciare con questo aspetto, che è quello dell'essere non connotato in un modo specifico, ma in maniera che tutti e tutte possano riconoscersi in quel disegno, in quelle parole. E credo che appunto questo insieme di disegno e parola permetta veramente di essere universale in qualche modo, di essere applicato su tutte le storie delle persone singole. Certo che tutti quanti vorremmo essere dritti come gli altri, no? Tutti quanti uguali. E invece attraverso questo libro, attraverso questa storia, parole e illustrazioni, capiamo che la bellezza è proprio nella diversità, nell'avere ognuno la propria prospettiva di sguardo. Sì, decisamente. Ed è sicuramente... Prego, stavi dicendo? È che il laboratorio va proprio a insistere, il laboratorio poi esperienziale che proporremo il sabato va proprio a insistere su questo, sul fatto poi di viverla questa diversità, no? Di riconoscercela e di scoprirla anche in alcuni casi. Margherita Ferracuti, dopo la storia di Alice Capovolta, avete intenzione di capovolgere altre storie? Sì, assolutamente sì. Alice fa parte di una collana che si chiama Gli Straordinari e sono le storie di 5 bambini e bambine, ognuno di loro con una particolarità. E anche qui non vorrei svelare troppo, ma in questo momento posso dire che stiamo lavorando sul secondo racconto, che è la storia di Martino e la voragine delle indecisioni. E allora lasciamo tutto quanto nel giusto sospeso, ne parleremo poi quando sarà pubblicato. Elena Frattini, come hai scoperto la scrittura? A 6 anni ho scritto il primo libro, che era Il papero Alfred, di 3 pagine, e da quel momento ho capito che mi piaceva tantissimo immaginare, scrivere. Beh, a casa mia sono sempre girati tantissimi libri e i miei mi hanno sempre raccontato molte storie prima di dormire, e quindi c'era comunque la dimensione della parola, sia orale che scritta, era qualcosa in cui sono stata immersa subito. E poi dai 6 anni in poi ho iniziato a scrivere e non ho più smesso. Ma quel libro di 3 pagine c'è ancora per caso? No, purtroppo è andato perso nei 1000 traslochi. Margherita Ferracuti invece, come nasci illustratrice? Da che cosa ti sei lasciata affascinare? Beh, dalla natura, disegnando sicuramente. E ho sempre disegnato e ho scelto di farlo un mestiere quando ho capito che i miei disegni comunicavano, cioè sono stati più gli altri a far diventare di me illustratrice che io stessa, sono stati i miei disegni a prendere l'iniziativa in qualche modo. E al Festival Imaginè, il Festival di Narrazione per Figure, le nostre ospiti, ovvero Margherita Ferracuti e Elena Frattini, saranno protagoniste per i bambini in un laboratorio che dovrebbe già quasi essere esaurito, quindi affrettatevi, e questo mi sembra molto importante. Ma prima di salutarci, Margherita Ferracuti, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? La Casa degli Spiriti di Isabella Allende. Mentre Elena Frattini, cosa stai leggendo?
Veramente in questi giorni ne ho letti moltissimi, ma quello proprio che sto leggendo ora è Il giardino dei fiori d'asfalto, diario di un clan metropolitano. È un racconto molto bello su un'esperienza di clownerie dei È il bambini finti. libro di Alessandra Pierattelli, se non ricordo male, Sì, pubblicato da Terre di esatto. Mezzo. Intanto grazie a voi, grazie Margherita e grazie Elena e buon lavoro con il Grazie festival. mille. Grazie. A presto, grazie.